Calmuto è stata collocata dall'Associazione Strada degli Scrittori su una delle pareti della casa di Largomonte. A Racalmuto, in cui Leonardo Sciascia visse per diversi anni, una targa che ricorda il maestro di Regal Petra. L'affissione è stata compiuta in presenza di Felice Cavallaro, direttore della Strada degli Scrittori, e di Pippo Di Falco, l'intellettuale che ha recentemente acquistato la casa delle zie di Sciascia per renderla una casa museo. La targa riporta una frase di Sciascia che rievoca l'importanza per la sua formazione di tale luogo, inserito nel 2014 tra i luoghi della memoria e dell'identità siciliana della regione siciliana. E adesso ascoltiamo dunque Felice Cavallaro e poi Pippo Di Falco. Ci siamo, è la casa di Sciascia. Può essere visitata a Racalmuto grazie a Pippo Di Falco, un grande intellettuale di Racalmuto che ha acquistato la casa di cui Sciascia visse i suoi primi anni, in cui si sposò, in cui si scrisse i primi libri, e questa è davvero una importantissima tappa della Strada degli Scrittori, un suggerimento per un viaggio intelligente, un'occasione per visitare il luogo natio di Leonardo Sciascia. Fermo restando che a Racalmuto la fondazione è la cosa più importante che riguarda Sciascia e che le case di Sciascia sono più di una, nel senso che poi c'è anche la casa della noce, la casa dove lui è abitato a Palermo, ma come per tutti gli scrittori, appunto la casa degli scrittori non si intende spesso una sola casa, ma si intende una pluralità di ambienti in cui gli scrittori hanno vissuto, hanno scritto, hanno, e che conservano in qualche maniera la memoria delle cose che hanno scritto. Qua ha scritto le parrocchie di Regalpetra e credo che sia un fatto molto importante.